sindaco visita l'EMPA di Trieste, un cuore verde all'interno della città per il ricovero, la cura e l'accoglienza degli animali, una struttura di primo livello. Veramente una struttura straordinaria, gestita in maniera incredibile, un polmone verde a disposizione degli animali, persone veramente straordinarie, hanno fatto un lavoro meraviglioso, per cui domani, 1° maggio, venite a salutare gli amici dell'EMPA e via Marchesetti. Domani giornata importante per l'EMPA, si inaugurano nuovi spazi per gli animali, molte videoconferenze tematiche, una realtà importante nel territorio triestino. Sì, domani facciamo l'inaugurazione della chiusura di altri 20.000 metri di recinti all'interno degli 80.000 metri quadrati dell'Oasi del Farneto di proprietà dell'EMPA di Trieste, acquisiti sia con donazioni che con lasciti fatti dai soci e dai simpatizzanti. Un importante spazio per gli animali che devono essere curati presso la struttura e per poi essere inseriti nell'habitat naturale, o anche per rimanere ospiti permanenti della struttura quando hanno delle disabilità che non consentono la liberazione. Sono pieni così di girini, pieni. E una volta ho visto una scena, perché sapete, bisogna andare in bosco, e sa il tritone.